Nelle puntate precedenti avevamo visto come distruggendo questo uomo di paglia era possibile farmare tantissime erbe fibrose. E il campetto di bacon, in cui è possibile ottenere tanto, tantissimo bacon, a differenza di tutti gli altri posti. Questo era possibile solo nella città fantasma. Nella puntata di oggi andremo a vedere molti altri easter egg nascosti in giro per le altre mappe, e non solo, anche nella città fantasma. Quindi, che aspettate? Mettete un bel like e godetevi l'episodio. Uè ragazzi e bentornati! Oggi andremo a vedere dei piccoli easter egg in giro per tutto Salva il Mondo. Innanzitutto, cosa sono gli easter egg? Sono quelle piccole cose nascoste in tutti i videogiochi, apparentemente non sono solamente su Fortnite, ma ci sono in qualsiasi altro gioco. Addirittura ci sono giochi che degli easter egg ne hanno fatte modalità alternative, modalità di gioco, ma essenzialmente gli easter egg sono piccole cose, piccoli segreti comunque, che non fanno parte essenzialmente del gioco stesso, delle quest line, ma che comunque fanno parte veramente del gioco. Di cosa vi parlerò in questo video? Partiamo dal Lungo Lago, che è sicuramente l'ultima introduzione che abbiamo avuto su Salva il Mondo riguardante le città. Prima ancora abbiamo avuto la città fantasma, il Thunder Root, eccetera eccetera. Comunque, su queste cascate nessuno di voi ha mai provato ad addentrarsi? Mi sa proprio di no. Mi sa proprio di no. Perché se vi foste addentrati avreste trovato sicuramente l'oro. Allora, spacchiamo un po' di roba e vediamo che cosa ci droppano ste cose. Guardate quanta roba, guardate quanta roba, raga. Adesso passo e lutto tutto. Grazie mille gioco, grazie mille. Spacchiamo pure questa, di colore un po' differente. 6400 di vita, questa è un po' più resistente. Ovviamente non è d'oro, quindi non ci darà nulla. Continuiamo a spaccare perché è possibile che in giro ci siano altre cose. Ecco, in questo caso qua non abbiamo nulla, ma potrebbe esserci stata comunque una cassa. Addirittura ci sono volte dove troverete tipo un sotterraneo immenso, cioè tipo un fosso immenso. Voi vi butterete. Ah, ecco, c'è pure qua. Vediamo, vediamo, vediamo quanto è profondo questa volta. Perquisiamo bene tutte le stanze, raga, perché non si sa mai, troviamo un pezzettino di raggio, un pezzettino di corlucente, magari altre robe tipo quella di prima, sarebbe ottimo. Orsacchiotti d'oro, purtroppo non ci danno nulla. Continuiamo a scendere. Un bel pezzettone di raggio, una cassa, un gnomo d'oro. E niente, qua siamo alla fine. Comunque non è l'unico tipo di grotta, anzi ce ne sono di molto più interessanti. Guardate la clip che vi lascio subito dopo questa. Quando trovate una cascata, fate bene caso alle rocce che ci sono, perché io qua l'ho rotta e quindi non vedevo bene cosa c'era dietro la roccia. Voi spaccate il muro che trovate. Molte volte non sembra neanche che c'è la roccia, però è talmente oscurato che voi comunque vi avvicinate, potete rompere ovviamente, e trovate la via. La via per il signore. Ecco, in questo caso c'è questo buco immenso, raga. Io ormai c'ho sto vizio di provare ad entrarmi in tutte le cascate. C'è questo buco immenso dove è possibile trovare magari qualcosa, magari nulla, come in questo caso. Perché io sono abbastanza sfigato da questo lato, raga. Oltre ai bottini magari trovate pezzi di raggio, pezzi di corlucente, casse di livello superiore rispetto a quella che sto vedendo adesso. E chissà, raga, chissà, chissà. Io sicuramente passerò tantissimo tempo qua a cercare per voi, per mostrarvi il meglio delle clip. Io vi suggerisco anche di guardare in alto se, come me, per esempio, vi siete buttati dall'alto e siete caduti direttamente in basso.
Vi consiglio di dare un'occhiata in alto, guardare bene tutti i punti ciechi, diciamo, tutti i punti che possono esserci sfuggiti. Come in questo caso io controllo un po' qua e là. Continuo a salire, raga. Continuo a salire. Ok, purtroppo non c'era granché, però, non ci possiamo lamentare. Questa roba delle cascate sta diventando una figata perché innanzitutto ho trovato questa bella grotta e non ci penso due volte a spaccarmi il raggio. Però non deve essere essenzialmente divisa in due la cascata come avete visto prima, no? Guardate questa. Imboscata, imboscata, chi l'avrebbe mai detto? Spacchiamo la roccia che c'è qua e si apre questo passaggio. Guardate qua sotto, raga. Guardate cosa c'è. L'avreste mai detto? Mi butto io, eh. Poi quello che troviamo, magari non ci troviamo manco nulla. Una cassa al 6. Un po' di raggio non c'è, peccato. Sarebbe stato figo trovare il raggio. Grazie gioco, pure per il progetto oro, grazie mille. Qua sotto non c'è più nulla. Qua c'è un'altra cassettina piccola. Tutti gli angoli mi devo prendere. O almeno cerco di prendere. Poi vediamo qua. Non sembra esserci nulla di interessante. Lì c'è del raggio che assolutamente mi stava per sfuggire. Poi non so se avete notato questa nuova introduzione. Nuova perché è stata introdotta con la Season 9. In Battle Royale c'è già da tempo, praticamente dobbiamo colpire tutti i bersagli, come potete vedere. Magari io ve la taglierò tantissimo per non far venire questo video lungo. Comunque, diciamo che ai primi 10 colpi presi ci dà il primo regalo, dopo altri 10 colpi ci dà il secondo, quindi è come se fosse una vera e propria Storm Chest alternativa. Quindi possiamo fare ora la Storm Chest e questo minigioco, che assolutamente non richiede grandi capacità di mira, raga, assolutamente semplice. Lo potete fare benissimo anche con un amico. Ecco il primo regalo, appunto. L'ultimo. Ok, perfetto. E abbiamo anche il secondo regalo. Guardiamo un po' la ricompensa. In questo caso cuor lucente. Vabbè, 6 di ossidata. È come se fosse una vera e propria Storm Chest, diciamo. Nella città fantasma è possibile trovare in queste gallerie. Comunque fate molta attenzione, perché ogni cosa in questo gioco si sa è studiata. Guardate qua, il paradiso delle erbe fibrose. Muscovare. Me le piglio tutte. Eh sì, ragazzi. Un altro easter egg di qualità. Se trovate la chiesa, sempre nella città fantasma, entrate e non è detto che troviate sempre la barra dove potete rendere omaggio, ma se voi rendete omaggio, ah, forse si devono far comparire tutte, raga. Ok, proviamo a prendere tutte. Niente, questo non ci dà nessuna ricompensa. Qua c'è un altro piccolo easter egg, una piccola curiosità. Un po' di carta igienica per il nostro difensore chiuso in bagno, che non uscirà mai di qua, mi dispiace. La carta igienica gliel'è andata e probabilmente finirà i suoi bisogni tra un bel po'. Un'altra piccola curiosità nella città fantasma. Vediamo cosa ci dà. Dunque, raga, che dire? Salva al mondo è pieno di easter egg, credetemi, non c'è una mappa che non ci nasconda un segreto. E a me piace sempre trovarli tutti. Io vi invito a lasciarmi un bel like sotto questo episodio per aiutarmi a capire se vi piace questa tipologia di video. Così la riproporrò con altri segreti che sicuramente ce ne sono altri. Io vi ringrazio della visione, noi ci vediamo con l'episodio di domani. Bella bella!